No! No! Tu sei il Magi di Siwa. Ero convinto che i Magi dovessero proteggere il faraone. Io sono un Magi senza faraone. Lo vedi questo? Lo so leggere il mio nome, cazzo! Ti troveremo e ti sorprenderemo nel sonno! Nel sonno? Io non dormo mai! Io aspetto, nascosto nell'ombra, e vi ucciderò tutti! Tutti quelli che si trovavano lì quel giorno, a Siwa! Hai ucciso il mio padrone e hai pensato che fossi morto. Hai commesso un errore. Il tuo padrone era un criminale. Sono la sua guardia del corpo. È una questione di onore. Io sono il Magi di Siwa. Quindi sei un degno avversario. Un'arma spezzata non ti salverà. Questa sarà la tomba per uno di noi. E sarà la tua. Propongo una tregua. Non è te che voglio uccidere. Si tratta di onore. Si combatte fino alla morte. Così sia. Anubi ti attende. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente su Assassin's Creed Origins. Finalmente siamo riusciti a mettere mani su questo fantastico game targato Ubisoft, che è la sua ultima fatica. Per ora, come ora, potete vedere un'ambientazione fantastica nell'antico Egitto. Non ci sono pigni. Guardate che figata queste colonne, tutte coi geroglifici e i vari disegni egizi. È davvero una figata assurda a mio parere. Ora stiamo facendo la prima missione, diciamo. Ok, siamo riusciti a passare. E quindi questo sarà il primo episodio sul nuovo gioco degli assassini. Mi raccomando ragazzi, mettete un sacco di like, spolliciate a più non posso, per farmi capire che la serie vi piace e che volete che la continuo. Mi raccomando, ragazzi. Bon. I movimenti sono molto simili, anzi sono identici a quelli degli altri Assassin's Creed.
non c'è nessun problema per quello, l'unica cosa è capire dove bisogna andare. Deve essere stato costruito secoli e secoli fa. Ok, allora così con la freccetta in alto attivi, cioè utilizzi tipo una specie di animus che ti permette di individuare le risorse, ragazzi. Allora, andiamo qui. Perdonami, grande Amon. Ora serve a me. Beh, non penso che se la prenda, dai. Allora. Cioè, guardate qui, è bellissimo. Le colonne sono fantastiche, mamma mia. Mi piacciono un casino. Se già mi piace così, staremo a vedere com'è fuori, ragazzi, no? Appena riusciremo ad uscire, ovviamente. Scusate se non ho portato ieri il primo episodio, ma ho avuto dei problemi tecnici con la connessione internet e quindi lo porto oggi. Ma oggi ne porteremo ben due, quindi ne avremo uno adesso e uno più tardi, verso le 5. Ma ovviamente non perdetevi l'episodio What If, che darà inizio ad una nuova saga What If. Sempre il gioco di parole What If, What If. Su Dragon Ball Xenoverse 2, che uscirà a luna. Mi raccomando, ragazzi, non perdetevelo. Allora, guardate qui quanti tesori, ragazzi. Abbiamo dato fuoco alla ragnatela, ok, non c'è problema. Allora, l'ultimo Assassin's Creed che ho giocato è stato Syndicate e non ci gioco tipo da 8 mesi, una roba del genere, quindi se abbiate un po' di pazienza, perché non è proprio così facile ricordarsi tutte le meccaniche, e comunque avranno sicuramente aggiunto qualcosa di nuovo, spero, quindi sì. Tanta roba viola. Stiamo trovando tantissima cosa viola. Ok, allora. Qui siamo tornati praticamente al punto di prima. Dobbiamo un secondo, ragazzi, trovarci, perché non è proprio così intuitiva la cosa. Qua non si va. Chissà perché. Allora, proviamo ad andare per di qua. Che figata però la cosa della torcia, che se non è la torcia non vedi niente. Allora, vediamo, questa è la mappa, ragazzi. Ah, non ho idea di cosa sia, indagheremo in seguito. Qui abbiamo Siva, che è la prima regione che abbiamo, su cui cominciamo. Qui abbiamo i punti, quelli dove fate la sincronizzazione. Ok, niente. Qui sono i 5 che dobbiamo eliminare, ragazzi, che sono... vi spiegherò in seguito. L'attrezzatura. Come vedete qui abbiamo quest'arma qui, che ora cambieremo. La zanna. Se no abbiamo mazze pesanti. Ah, anche tra di loro sono divise in spade normali, spade ricurve, mazze pesanti. E poi, mani nude, lance... Allora, gli abbiamo messo la zanna, che è quella più potente che abbiamo. Per ora l'arco non ce l'abbiamo. Allora, qui serve a mettere la seconda arma corpo a corpo. Cambiamo lo scudo, mettiamo lo scudo dei serpenti. Qua, qui possiamo dopo craftare più avanti, cacciando pelli, legno e varie robe. Qui cambiamo, ecco, gli indumenti. Mettiamo la cavalcatura. Cavallo che si chiama Zanna, anche perché il cammello mi sembrava un po' così. Comunque, allora torniamo qua. Ah, ok, andiamo sopra di qua. Torniamo ad andare sopra di qua, a dire il vero, perché ci siamo già stati, ragazzi, quindi sì. Allora, ah, per di là devo andare, là in fondo. Oh, ok, adesso andiamo per di là.
L'avevo visto già prima, però ho detto, vabbè, c'è lì la porta, vediamo, dai. E invece c'era solo praticamente per ricercare del tesoro, dai, ho capito, ho capito. Allora. Lassù, luce. Ok, via la torcia e proseguiamo. Allora, vediamo, vediamo. Ah, beh, lassù. Sì, non è che c'è molta scelta. Andiamo su per la statua qua. Cioè, bellissima nei particolari, eh. Una figata assurda sto gioco. Non vedo l'ora di smembrarlo, per dire il termine tecnico, diciamo, dai. Insieme a voi, ragazze. Che figata! Spada e scudo Soldati, emanano tipo un veleno. ovviamente. Cos'è stato? Eccolo! Muori! Ciao, ciao, per porta a casa. Ok. Erzefa! Attento! Vai! Sei proprio tu! È un'imboscata! Scusate, pensavo Non mi facesse lo dire! scatto in avanti. Vedo che ti sei fatto dei nuovi amici. Stavano preparando un agguato. Per tua fortuna ero qui ad aspettarti, eh? Sono passati mesi. Guarda lì che barba, eh? È passato quasi un anno, amico mio. È bello poter uscire e combattere, sono fuori allenamento. A Siwa tutti evitano i soldati per timore della morte. Peggio. Ho ucciso uno dei mascherati. L'airone. Ancora quattro. Vieni, il viaggio è stato lungo. Riposati ora. Ah, no. Non ancora. Non prima che tutti i mascherati abbiano trovato la morte. Per gli dèi, mi sei davvero mancato. Dov'è la tua cavalcatura? Ok. Allora. Chiama la cavalcatura tenendo premuto freccetta in giù. Eccoti qua, bello. Ok. Andiamo, amico Oh, mio. la mia Come zanna. te la sei cavata da quando sono partito? Arrivo. Ah, è stata dura, Ah, Bayek. premendo X segue la Senza di strada. te si sono Ok. affidati tutti a me per mantenere l'ordine. Ma i soldati hanno installato un presidio e dettano legge. Un presidio a Siwa. Tolomeo vuole comandare l'intera regione. Ho fatto del mio meglio per tenere tutti al sicuro. Potresti aiutarmi? Farò il possibile, ma ricorda, ho una missione da compiere. Ah, sapevo di poter contare su di te. Sono contento che Cos'è sapevi. successo? I soldati sono spietati. Guardate che Se credono che un ambientazione, ragazzi. abitante Boh, ma a stia parte le case in mentendo, rovina. danno fuoco al quartiere, e non solo. Che brutta roba. Bentornato, Bayek. Ci sei mancato a Siwa. No, ho capito perché è inchiodato così, però va bene. Guardate che bello! Che figata Ogni assurda! cosa che avete, le vostre fattorie, i vostri beni, i vostri figli. Gli abitanti sono esausti ormai. Nessuno nell'oasi può muoversi senza essere interrogato, minacciato, tassato o picchiato. Abbiamo imparato a Scusa. obbedire e a tenere la testa bassa. Ecco cosa succede. Aia, scusa. Cioè, Non attiriamo l'attenzione. stiamo travolgendo gli abitanti. Da parte! Vabbè, quella si è spostata, per fortuna. Arrivo, aspettami. Ma cavolo, più veloce il cammello del cavallo. Ci posso credere. Vuoi tornare a casa tua? Non ho più niente là. Parlami dell'Iris. Oh.
No, no, no. Qui finisce la strada. No, non finisce la strada. Ma aspetta un secondo. Oh. Dove cavolo sei? Mi sono distratto un secondo. Visto che era in automatico. Ci siamo dispersi. E chi credo che sia? Il nostro Magi. Ah, è là. Ok. Scusate a tutti. Ho detto e va in automatico. Pensavo arrivasse lì della missione in automatico. Invece no, segue solo la strada. Ah, ok, va bene. Sarà per le prossime volte. È una disgrazia per noi. Sacerdote del faraone. Come vedi, i soldati sono diventati ancora più crudeli da quando è arrivato. Prima bevevano e combattevano con gli abitanti. Ora che c'è Medunamun. Ah, ok, siamo arrivati. Lascia la cavalcatura, non si allontanerà. Vai prima tu. Sì, ok. Wow. Mi piace sto cavallo, eh. È veramente una bellezza. Ciao. Ah, ecco. Adesso ho capito perché si chiama Zanna, c'ha le zanne. E ci voleva proprio, eh. Ok. Che bello il mio cavallino. Ok. Riposi, amico mio. È stata una giornata molto dura. Non mi serve riposare. Devo prepararmi per lui. Epzefa! Epzefa! I soldati hanno di nuovo... Bayek! Rabbia! Mia rabbia! Ero preoccupato. Preoccuparti. No. Guardati! Ferito e stanco! Sto bene. Siediti. Siedi. Siedi. Ci penso io ora. Ah, sei sempre la stessa. Tu e Aya. Vi ho sempre rimesso in sesto. Inventato scuse per i vostri genitori. Ora è tutto cambiato. Ma non tu. Non cambi mai. Il sonno di Osiride. Credevo non ti saresti più svegliato. Rabbia mi ha medicato e mi sono... Dovevi riposare. Devi essere in forza per affrontare Medunamun. E quindi, amico mio? Un nuovo arco. Dai, perché non lo provi? Il colpo migliore è in mezzo alla testa. Ok, allora. Immagino che... Sì, infatti... Come prendevi la mira sugli altri. Uno dei manichini è più resistente questo, dell'altro. E poi pam. Lì ci sono altre frecce. Cioè, è bellissimo, ho colpito proprio quello più resistente, eh. Per primo. Ok, bene. Adesso c'è... Oh, ok. Epzefa! Che cosa c'è? I soldati ti cercano! Via! Vieni, veloce! Assicuriamoci che nessuno esca vivo da quella casa. Epzefa! Vogliamo solo parlare! Il nomarca Rudiek è stato ucciso! Il tuo amico Mejai potrebbe sapere qualcosa! Forza! Esci se vuoi essergli d'aiuto! Preparate un'imboscata. Ok. Cazzo! Troveranno le mie lettere, daranno fuoco a tutto, mi uccideranno. Non preoccuparti. Wow, sapevano già queste parole nell'antichità. Stai attento. Non lo sapevo.
Che succede? Individuazione. Chi va là? Sì, beh, ci sta praticamente in questa prima missione insegnando le basi del gioco, dai. Un grande, lungo tutorial. Ciao. Ok. Ora pensiamo agli altri. Lo prenderemo di sorpresa. Ciao. Aia. Non lasciare cadaveri in piena vista. Prossimo. Qualcuno sta ci presi tu, va bene. Qui non lo vedranno. Eccola là. Bella là. Adesso il prossimo. Questo mi sa che le ha prese di più. Non ci prenderanno le spalle. Ah no no, le ha prese tante quanto il primo, il secondo, l'ultimo. Primo, secondo, terzo, quarto, mamma mia che casino. Ehi, cosa? Ti ammazzo! Aia, aspetta un secondo che tiro fuori l'arma. È tipo l'ha ucciso il veleno, però va bene. Dobbiamo scendere e parlare con lui, ok. Abbiamo finito. Grazie, Bayek. Te l'avevo detto, ma questi stronzi non frega nulla. Oh, ne hanno di coraggio. Non ci posso credere. Vieni su, devi sapere quali sono i compiti di un Medjay a Siwa. A Siwa. Tutti i problemi di Siwa sono qui. Provo ad aiutare tutti, ma non ce la faccio da solo. Mi stai dicendo che non hai i poteri di un dio? Ma il vero problema è l'uomo che vuoi uccidere. Medura. La gente aveva delle speranze quando è arrivato. Pensava che le cose sarebbero migliorate. La verità è stata subito chiara, in realtà. Temo per la sicurezza della tua famiglia, sacerdote. La sposterò in una zona più sicura. Questo è l'uomo che devi affrontare. Tipo Psychoville, però vabbè. Lo troverò e lo ucciderò. Medunamun è molto più forte di quanto non sembri. E in più si circonda dei soldati migliori. Non mi interessa. Ti uccideranno. Devi diventare più forte se vuoi eliminare quel gran bastardo. Di sicuro ti servirà un'armatura migliore. No, posso farmela da solo. Le armi sono più difficili. I soldati sequestrano tutto nel villaggio. Parlerò con il fabbro. Sì, Benipe può di sicuro prepararti qualcosa. O Senu può aiutarti a trovare quello che ti serve. Senu. Senu è viva. Guarda chi arriva. L'aquila. Senu, vecchia mia. In gran forma. Rabia l'ha rimessa in sesto. Benissimo, ragazzi. Il video sta per concludersi. Mi raccomando, ricordate di lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie che comincia oggi con questo video. Non perdetevi il video di oggi pomeriggio verso le 5 e non perdetevi il mio video What If, che sarà il sesto nella serie, che uscirà alle 13 su Dragon Ball Xenoverse 2. Inoltre ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere nessuno dei prossimi episodi, ragazzi. Mi raccomando, mi raccomando. Noi ci vediamo alle 13 e alle 17, ragazzi, con altri due video. Grazie ancora e a dopo.